Anche USB Vigili del Fuoco di Catania ha aderito questa mattina allo sciopero nazionale che a Catania ha visto un corteo partire da Piazza Stesicoro per poi snodarsi lungo la Via Etnea. Stanchi, spiegano i sindacalisti, delle false promesse del governo che non rinnova il contratto, toglie il bonus, non mantiene gli impegni sulla stabilizzazione dei precari e le assunzioni. Collaboriamo allo sciopero della scuola perché non ammettiamo che il governo faccia tagli lineari sulla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è un bene di tutti e non può essere tagliato. Noi come Vigili del Fuoco abbiamo più volte denunciato le criticità che ci sono, quali la carenza di organico, un precariato ormai storico. Avevano promesso una stabilizzazione imminente, però si sono messi di traverso negli ultimi periodi e questa cosa ancora non è andata a buon fine. Perciò noi chiediamo la risoluzione a Fiano che venga applicata, che Catania gli venga dato un rilancio vero e proprio del soccorso, perché ha una carenza di circa 100 unità, i mezzi ormai sono completamente al collasso, le strutture sono fatiscenti e non sono antisismiche, ormai hanno creato una guerra tra i poveri, cioè tra colleghi ci dobbiamo preoccupare di andare a fare i corsi per poter partecipare alle calamità, perché se no non possiamo manco andare. Il precariato è una realtà che deve essere tagliata definitivamente per un posto di lavoro, che è una dignità per la persona.